dell'anno scorso, che adesso sono in seconda C, della scuola secondaria di primo grado Bresadola di Trento. Giuliana ci dice qualcosa su questa avventura che comprendeva nel concorso anche la sezione per i ragazzi. Allora vi saluto e ringrazio e mi complimento con tutti i partecipanti. Ecco, come comune di Valsega siamo stati contenti di aderire all'organizzazione e a far parte insomma, dei vari enti che hanno contribuito all'organizzazione di questo concorso. Voglio ringraziare in particolare l'associazione Passepartout e Lorenza in particolare perché hanno organizzato tutto benissimo. E c'è un rapporto particolare tra Gorser e il comune di Valsega, in quanto Gorser l'aveva scelto proprio fine come luogo delle sue vacanze, non solo, ha costruito una casa e passava molto tempo qui. Tant'è che molte persone lo conoscevano, lo vedevano girare, anche stamattina è stato detto al convegno, lui girava spesso, chiedeva, si informava, fotografava, quindi conosceva benissimo il nostro territorio. Tant'è che il comune di Valsega, l'amministrazione comunale di Valsega nel 92, ha deciso di dargli un premio speciale ed è stato il primo pinettano dell'anno. Questo è un premio che ogni anno le amministrazioni comunali di Vedullo e di Valsega danno a dei personaggi che si sono distinti per particolari meriti. In questo caso per Gorser c'è stato proprio anche l'accordo tra i due comuni di Valsega e di Vedullo, perché era un personaggio veramente importante per Pinè, che ha provveduto poi a far conoscere Pinè e a promuovere il nostro territorio. Ecco, particolarmente contenta sono perché l'associazione Passepartout insieme al figlio Giuseppe Gorser ha deciso di fare anche la sezione bambini, la sezione ragazzi, perché io penso che Gorser, l'abbiamo conosciuto bene stamattina, chi non l'ha conosciuto di persona, era veramente un bravo maestro, maestro con quelli di una volta, no? Perché sapeva conoscere il territorio, farlo amare, arrivava dritto alle persone anche in modo semplice. E io credo che grazie al concorso penso diversi alunni, diverse ragazze hanno potuto avvicinarsi in fin dei conti all'ambiente, al territorio, capendo come sia importante il rispetto del territorio e la conoscenza del territorio. Quindi complimenti a voi in particolare che siete premiati con il secondo premio.